Buonasera, benvenuti alla nostra informazione. La Sogin ha ufficialmente trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica la proposta di carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e parco tecnologico. Adesso sarà il Ministero della Transizione Ecologica che, una volta acquisito il parere tecnico dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, dovrà approvare con un proprio decreto il documento. La mappa era quindi pubblicata sui portali online di Sogin che cosa comporta questo in generale per il Piemonte e nello specifico per l'Alessandrino la provincia di Alessandria conta ben sei siti selezionati il cosiddetto AL8 che coinvolge Alessandria Castelletto Monferrato e Quarniento AL14 che vede coinvolti Alessandria Fubine e Quarniento AL3 Alessandria e Oviglio e Alessandria 2 Alessandria Boscomarengo e Frugarolo e poi c'è anche la L1 che sarebbe Alessandria, Bosco Marengo e Novi Ligure. Tutte queste zone sono state valutate molto buone, una classificazione più alta, ehm, mentre per AL13 che sarebbe Castelnuovo, Bormida e Sezzadio è giudicata buona e non mancherà certamente nei prossimi giorni di creare eh, polemiche eh, l'indicazione di queste zone per le scorie radioattive e i depositi, una polemica che fra l'altro c'era già stata negli anni passati. Sono accusati di detenzione di materiale esplodente e tentata fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati i due militanti anarchici responsabili del danneggiamento di alcuni tralicci al santuario della Madonna della Guardia a Genova, avvenuto il 13 luglio. L'indagine era iniziata nel giugno dello scorso anno quando gli agenti della Digos avevano trovato in un bosco sulle alture di Genova un ordigno esplosivo ed una grande quantità di polvere pirica, oltre a materiale elettrico, per fabbricare altri congegni. Inoltre i due militanti ora arrestati fino a, pochi mesi fino a pochi mesi fa risultavano inseriti nel circuito anarchico genovese e ritenuti vicini alle posizioni della Federazione anarchica informale. Per loro la Polizia di Stato e i Carabinieri di Genova hanno eseguito a Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora parliamo di due problemi presenti in molte città italiane, le strade sporche e di rifiuti abbandonati per strada. A Torino il sindaco Stefano Lorusso ha deciso di mettere con le spalle al muro la partecipata che se ne occupa, ossia la AMIAT, e le ha ordinato di assumere 100 operatori ecologici. Torino Amiat è una delle società che fanno parte di IREN. La decisione del sindaco di Torino, secondo l'agenzia DIRE, sarebbe stata espressa al termine... Di un incontro con il presidente di Amiat Christian Aymaro. E l'amministratore delegato Gianluca Riu. Il, il sindaco ha dichiarato per il rafforzamento del servizio alla luce dei risultati societari gestionali e dell'utile disponibile, ho chiesto di procedere quanto prima con un piano straordinario di assunzioni di almeno 100 operatori ecologici, un numero idoneo per incrementare il servizio di raccolta. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per strade in alcune zone è assolutamente inaccettabile, il problema va affrontato nell'immediato con una forte intensificazione della raccolta straordinaria. Non abbiamo avuto scelta dopo la mancata disponibilità dei dipendenti ad adeguare i loro contratti, così la proprietà delle terme di Acqui Società per Azione ha giustificato la decisione di licenziare 25 persone e di chiudere ogni attività termale ad Acqui, i particolari nel servizio di Fabrizio Mattana. In attesa dell'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali lunedì prossimo alle 15.30 davanti al Grand Hotel di Piazza Italia, aperta ai lavoratori del comparto termale, alle istituzioni e ai cittadini, per delineare il percorso unitario da compiere dopo l'avvio dell'annunciato piano industriale che porterà alla chiusura di tutte le attività, con licenziamento collettivo per i 25 dipendenti delle terme di acqua e SPA. La proprietà, che finora si era sempre rifiutata di partecipare a tavoli di confronto, dopo la doccia fredda che ha travolto ora l'intera città di Acqui, ha fornito in merito le sue motivazioni. Non abbiamo avuto scelta, di fronte alla mancata disponibilità dei lavoratori, di adeguare i loro contratti, è stato spiegato. Infatti la Fin System di Alessandro Pater, che qualche settimana fa aveva manifestato la sua disponibilità a valutare prospettive a lungo termine sostenibili con l'intenzione di non vendere, dopo aver analizzato i dati sui ricavi che risulterebbero maggiori tra maggio e settembre, aveva ipotizzato la possibilità di basare l'apertura degli stabilimenti termali sulla stagionalità. Per farlo avrebbe dovuto modificare i contratti dei dipendenti, che però avrebbero risposto no. Per questo, spiegano i responsabili dell'azienda, abbiamo dovuto procedere con i licenziamenti, non potendo garantire la continuità dei servizi dovuta a mancanza di personale idoneo. La proprietà a questo punto sembrerebbe disposta a partecipare ai prossimi tavoli di trattativa con i sindacati, considerando che i licenziamenti non sono ancora effettivi e nella fase di consultazione potrebbe verificarsi una retromarcia. Lo auspicano i sindacati. Chiederemo l'avvio immediato della fase di consultazione, spiegato Stefano Isgro della Film Camps CGL, ma su un dietro fronte di Pater siamo dubbiosi perché il piano industriale che porta alla chiusura è stato mai avviato e le dichiarazioni rilasciate sono chiare relativamente alle decisioni prese. In vista dell'incontro di lunedì in Piazza Italia, anche il mondo politico ha preso posizione, chiedendo inoltre alle istituzioni regionali e nazionali di esprimersi su una crisi che coinvolge tutto il territorio. Lo ha fatto il capogruppo di Leo la Camera Federico Fornaro che auspica che i proprietari restituiscono alla Regione le concessioni per l'uso delle acque bene pubblico. Il consigliere regionale PD Domenico Ravetti ha proposto una discussione in Commissione. Mentre dalla Lega è stato richiesto un tavolo di crisi regionale urgente. Il presidente dell'associazione Rinanciamo Acqui, Alberto Vanieri, ha invitato i candidati sindaci a Palazzo Revi a fare squadra per affrontare insieme il problema. L'attuale primo cittadino Lorenzo Lucchini ha infine promesso due azioni di protesta da parte di tutta la comunità acquese se non ci sarà una sospensione della procedura dei licenziamenti. È troppo alta la cifra per coprire i costi sugli interventi per il contenimento della peste suina africana in Piemonte. La Regione sta infatti cercando soluzioni alternative. Intanto però il Presidente Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza per l'avvio dell'abbattimento dei cinghiali. Beatrice Augustaro. Si era parlato di una cifra tra i 4 e 5 zeri a Roma nell'incontro tra Regione Piemonte e il Ministero della Salute per coprire gli interventi sulla diffusione della peste suina africana, ma quel numero ora è troppo magro per il territorio piemontese. Servono infatti 8 milioni di euro per la costruzione della maxi recinzione antivirus, quella prevista dagli ispettori dell'Unione Europea che si estenderà per 270 chilometri tra Piemonte e Liguria per circoscrivere in particolare l'area tra le autostrade A26 a 7, dove ultimamente si era registrato il più alto numero dei casi. Questi 8 milioni di euro però non sono soli, con loro si aggiungono altri 400 mila euro l'anno per il mantenimento della struttura. Cifre alte, troppo alte per la regione Piemonte che sta provvedendo a soluzioni alternative alla malattia e ai costi, per esempio ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare all'attività di contenimento della peste. E non è la sola cosa che preoccupa il Consiglio. Altri 5 nuovi casi sono stati scoperti tra ieri e oggi. ...una a Dovada, un altro a Tagliolo Monferrato e tre a Voltaggio in Alta Vallemme... ...arrivando così a 66 casi totali. Fortunatamente ancora tutti registrati nelle diverse zone infette dei 114 comuni coinvolti. Anche Angelo Ferrari, il commissario per l'emergenza nominato dal governo... ...sta aspettando ancora il conferimento dei pieni poteri. Ma insieme a tutte queste problematiche si inizia ad intravedere anche qualche spirallo di luce... ...per gli allevatori e le associazioni agricole. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha infatti firmato in queste ultime ore l'ordinanza per avviare l'abbattimento dei cinghiali anche durante le ore notturne sia nella zona infetta che in altre zone esterne che rimarrà valida fino al 30 giugno. Con il via al piano di abbattimenti dei cinghiali, dichiara l'assessore regionale alla sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi, si interviene per riportare il numero dei selvatici entro i limiti di sostenibilità indicati dalle autorità competenti, agendo direttamente sulle cause della veicolazione del contagio. Chi potrà effettuare la caccia saranno oltre i cacciatori con formazione, i guardia Parco, gli agricoltori con porto d'armi, le guardie venatorie volontarie e gli agenti delle province. C'è un emendamento dell'onorevole Molinari di Alessandria che è stato approvato in Senato e che può salvare la città dal dissesto. In pratica è uno stop al default dei comuni causato dai fallimenti delle società controllate, come è avvenuto insomma per ATM. L'emendamento della Lega al sostegno terra approvato in commissione bilancio al Senato rappresenta un aiuto concreto a tutti gli enti locali. Ce ne parla De De Vinci. Un comunicato a stampa della Lega Piemonte, diffuso ieri pomeriggio, ha sicuramente fatto dormire sonni più tranquilli agli amministratori pubblici della città di Alessandria. Al centro l'oramai prende il rischio di default in cui versa il comune. La buona notizia è che è stato approvato dal Senato un emendamento proposto dall'onorevole della Lega, Riccardo Molinari, che in pratica alleggerisce la pressione debitoria sulle casse comunali di circa 22 milioni di euro. Sono quelli derivati dal fallimento dell'ATM, l'azienda che si occupava di del trasporto pubblico con autobus in città ad Alessandria. Il comunicato della Lega è chiarissimo, ancora una volta come già nel 2019 in occasione dei 20 milioni di euro del decreto Salva Alessandria, il nostro comune evita il default grazie all'onorevole Riccardo Molinari. Nel comunicato si precisa questa è la politica dei fatti e della concretezza che ci piace e che giorno dopo giorno, dal 2017, stiamo mettendo in campo con il sindaco Cuttica. Così la Lega di Alessandria commenta con grande soddisfazione la notizia che rimbalza in queste ore da Roma. Nella notte tra lunedì e martedì la quinta commissione bilancio del Senato della Repubblica ha approvato l'emendamento proposto dal gruppo parlamentare della Lega ed elaborato dal Presidente della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, relativo al debito di 22 milioni di euro della città di Alessandria causato dalla causa civile intentata dalla curatera fallimentare di ATM SPA. Daniele Poggio, segretario provinciale della Lega, aggiunge: Questo è il primo passo che doveva essere compiuto. Riconoscere che il debito ha natura straordinaria, quindi non può essere coperto da parte corrente del bilancio e deriva dal passato per rendere l'attuale amministrazione estranea alla sua responsabilità. Ora si aprono diverse ipotesi di lavoro, dalla transazione al mutuo per la copertura finanziaria. Come sempre, troveremo la soluzione definitiva definitiva che consentirà al Comune di Alessandria di affrontare i prossimi anni con più serenità e senza l'incubo di un nuovo dissesto. La giunta della Regione Liguria ha istituito un tavolo permanente in funzione di osservatorio sulle libere professioni dopo l'impegno preso in consiglio dall'assessore al lavoro e alle politiche attive dell'occupazione Gianni Berrino. Con questo tavolo, spiega Berrino, abbiamo ritenuto opportuno di incentivare Istituzionalizzandolo un rapporto di collaborazione con le libere professioni in merito alle istanze e alle necessità della Liguria. Ciò si rende ancora più necessario, ha detto ancora Berlino, in vista delle prossime politiche regionali promosse in tema di lavoro. Questo tavolo costituirà inoltre un'efficace sede operativa per la promozione dei servizi offerti nell'ambito dei costituendi sportelli di lavoro autonomo all'interno dei centri per l'impiego a supporto delle imprese e delle libere professioni. Potrebbe essere riaperto a breve e speriamo che sia così se non subentreranno altri inconvenienti causati dai, eh, previsioni dal, dal tempo, dalle cause meteorologiche, il ponte sull'Orba che collega le provinciali Ovada Novi e Ovada Alessandria in territorio di Silvano d'Orba. Maurizio Silvestri ha sentito in proposito il progettista, l'architetto Angelo Pestarino. Tre minuti dedicati a Silvano Dorva. Mi trovo qui proprio dall'inizio del ponte, il ponte sull'Orba, che è scritto ponte sull'Orba chiuso per lavori di manutenzione. Ma non è un giorno, è già parecchi mesi. E tutti i cittadini di Silvano Dorva dicono ma quando sarà finito questo ponte? Facevamo il massetto di calcestruzzo con delle fibre particolari. Sì? Fatto maturare il calcestruzzo passavamo a fare l'impermeabilizzazione e successivamente l'abitumazione del ponte per poterlo aprire ecco, tutto esatto. questo era legato alle condizioni meteoriche Meteorore, perché certo. l'impermeabilizzazione non può essere eseguita se abbiamo una temperatura al di sotto di 5 gradi centigradi ecco, capito. dato che purtroppo la settimana scorsa e parte anche questa queste condizioni sono abbastanza avverse Inevitabilmente, per colpa di nessuno, i tempi. Speriamo lo stesso di rimanere in quelli stabiliti, ma potrebbero slittare di qualche giorno. Ma ah, è soltanto il buon Dio che ci regola le eh, condizioni certo. meteoriche. Io ho visto però cui... che il ponte è già tutto incementato. Stanno già facendo il marciapiede per la certo, traversa certo, locale. Certo, certo, certo. il siete ponte molto è tutto incementato, certo. Dobbiamo fare semplicemente. L'impermeabilizzazione della parte in cemento che lei ha visto sì? e sopra il bitume, dopodiché è finito, perfetto. Allora noi daremo poi notizia al nostro pubblico quando sarà finito, perché tutti l'aspettano, perché sa, è un passaggio importantissimo, soprattutto per gli abitanti di Silvano o quelli di Rocco Non eh, lo so, però eh. lei deve sapere anche un'altra cosa. Pre che non so se gli abitanti lo sanno. Dica. Quel ponte lì, la provincia, non se l'è mai voluta collare pur Pre essendo un ponte che collega due strade provinciali, esatto il ponte è di proprietà chissà perché del comune di Silvano d'Orba e il comune di Silvano d'Orba si è dovuto sbattere un sacco per trovare i soldi per metterlo a posto eh. fortunatamente li abbiamo avuti ma abbiamo avuto anche queste diciamo così problematiche meteoriche that's it, that's it. che ci Cosa dirvi? Meglio di così, abbiamo avuto la voce viva di chi sta, ha progettato e sta mettendo a posto il ponte, quindi speriamo che questo ponte apra il più presto, ma noi vi terremo informati, logicamente, ci vediamo nei prossimi tre minuti. Ciao! Si era spacciato per il rappresentante di una federazione sportiva, convincendo un dipendente della banca, nella quale il comitato aveva un conto per effettuare un bonifico di oltre 12.000 euro per una presunta iscrizione ai campionati europei. Ma il beneficiario era proprio lo stesso falso rappresentante. Autore di questa truffa gravata è un ragazzo di 20 anni di cui la Polizia di Torino, insieme al commissariato di Lugo, ha disposto la misura cautelare in carcere in provincia di Ravenna. Secondo le ricostruzioni, per architettare la rapina al ventenne si sarebbe servito di artifici e di raggiri telematici tra cui la registrazione di una finta PEC riferibile alla Federazione Sportiva per ricevere appunto i soldi in banca. E veniamo un po' a noi perché ci state chiamando in tanti e non poteva essere diversamente. Ricordiamo quindi a tutti i nostri telespettatori del Piemonte di Telesity 7 Gold che, come sapete, è stato effettuato lo switch off, ossia il cambio dei canali sul digitale terrestre. Se non riuscite a visualizzare Telesity 7 Gold, dovrete effettuare la risintonizzazione sul vostro TV o sul vostro decoder. E nel caso che al termine di questa operazione ancora non ci vediate,. Eh, Scusate, nel caso al termine di questa operazione troviate due canali in conflitto. Ovviamente dovrete scegliere siti. Eh, sto parlando del canale 10. Se invece non riuscite ancora a trovare la nostra emittente, provate a cercarci sul canale 610 oppure sul canale 614. 610 per il Piemonte 614 per la Liguria. Però in questo caso la numerazione 610-614 sarà temporanea. Però nel frattempo provate a vedere se riuscite a sintonizzarvi con la nostra eh, emittente allora eh, vi ricordo intanto che eh, da lunedì al venerdì come sempre dalle sette e mezza del mattino fino alle 9 vi teniamo compagnia con 7 mattina eh, vi diamo tanti consigli utili vi raccontiamo qualche notizia curiosa, vi ricordiamo che poi nello stesso giorno è successo qualche cosa di importante o sono nate delle persone di cui è sempre bene ricordarci. Quindi dalle sette e mezza del mattino alle nove vi teniamo compagnia con Sette Mattina. E eh, invece, per quanto riguarda gli amanti del calcio, voglio ricordarvi, anche se ormai già vi state abituando, che il programma Grigi nel cuore non eh, va più in onda il martedì sera, ma va in onda sempre in diretta lunedì alle 13 su eh, questo canale, Telesity 7Gol Canale 10, eh, in studio eh, Persone eh, che si occupano ovviamente della squadra di calcio dell'Alessandria e a condurre il gioco, diciamo così, c'è cioè come sempre Dede eh, De Vinci dunque lunedì ogni settimana alle 13 grigi nel cuore Subito dopo di noi, come sempre, c'è la pagina sportiva e I consigli utili. Troppo forte per Alessandria Calcio il Monza, che ieri sera ha espugnato il Muccagatta con un netto 3-0. I grigi in svantaggio per un autogol e con la rete del pareggio negata dal palo. Hanno insomma dovuto fare i conti anche con la sfortuna. Ma tutto questo lo vedrete tra poco nella pagina sportiva, curata come sempre da Fabrizio Mattana. E poi dopo i nostri consigli utili. La nostra informazione torna domani, sempre negli stessi orari. Grazie, arrivederci.